Dopo oltre 30 anni, Perugia torna a ospitare l'Assemblea Generale di Avis Nazionale. Rinviata per 2 anni a causa della pandemia, l'88esima assise dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue si è svolta con successo e ha dato la possibilità di un'importante riflessione sull'importanza del dono e sullo stato delle donazioni in questo momento e negli anni della pandemia. I nostri donatori, nonostante ogni difficoltà e ogni problema, hanno risposto in modo molto generoso e con la solita solidarietà e semmai di più, visto il momento difficile, alla chiamata alla donazione, ma anche alla disponibilità ad altri e tanti altri gesti solidali. Quindi possiamo dire che a nessun malato è mai mancato il sangue, non mancheranno i farmaci plasma derivati, perché la donazione di plasma anzi è aumentata di qualche punto negli anni scorsi, e quindi possiamo trarre un bilancio, come ripeto, assolutamente positivo di questo tempo. La mia presenza oggi è per testimoniare vicinanza delle istituzioni a questa associazione che ha fatto un lavoro straordinario, lo fa da 88 anni e soprattutto in un momento difficile come quello della pandemia il lavoro è stato ancora più straordinario. Io credo che ci sia bisogno di condividere percorsi tra istituzioni e associazioni e credo che l'Avis rappresenti l'essenza del volontariato e sia la dimostrazione di come attraverso il volontariato organizzato e distribuito in maniera capillare su tutto il territorio si possano raggiungere risultati straordinari. L'assemblea è stata certamente un'occasione di incontro per oltre 110 delegati che hanno raggiunto l'Umbria con i loro accompagnatori in rappresentanza di 1.300.000 soci e 3.300 sedi in tutta Italia. Con Perugia abbiamo svolto un grande lavoro, soprattutto abbiamo visto una grande determinazione nel far sentire l'Avis non solo un'associazione di volontariato ma parte integrante di questa città e di questo territorio. In Umbria l'Avis rappresenta il 93% circa del sangue donato e quindi del sangue raccolto e sostanzialmente possiamo dire che abbiamo sulle nostre spalle la responsabilità del funzionamento della sanità umbra e del soddisfacimento dei diritti di cura dei malati in Umbria. Ha funzionato la macchina organizzativa messa in piedi per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari, ma anche per la proposta di intrattenimento con 2 grandi momenti collaterali pensati per la comunità avisina ma aperti a tutta la cittadinanza. L'evento al rettorato, che si è configurato come un dialogo intergenerazionale, è la festa in piazza 4 novembre tra musica, arte, moda e spettacolo che ha fatto rivivere la Perugia delle grandi occasioni. Importante anche la giornata che ha preceduto l'inizio dell'assemblea in cui Avis Nazionale ha visitato le città di Norcia, Cascia e Assisi. Noi abbiamo fatto un lavoro molto importante, abbiamo fatto di tutto perché questi 3 giorni siano all'insegna della sicurezza, del divertimento, della costruzione di progetti e quindi ci abbiamo messo tutto. Grazie ad Avis Perugia, grazie ad Avis regionale, grazie a tutte le Avis comunali che hanno dato il loro piccolo grande contributo.